Grazie, direi che possiamo iniziare. Ringrazio ovviamente i nostri ospiti e tutti voi che siete qui. Faccio solamente un saluto iniziale e poi lascio ovviamente la parola alla nostra coordinatrice della giornata, che ringrazio perché è con molto piacere che ho tenuto tantissimo ad organizzare questa giornata, questo momento per accendere un po' i riflettori, quindi dare voce comunque ai pazienti, ma anche ai loro familiari di questa patologia, visto che oggi è la giornata mondiale della dermatite atopica, quindi ci sembrava opportuno richiamare il ruolo delle istituzioni e della politica per riprendere un impegno, sollecitare un nuovo impegno rispetto a questa patologia che oggi attende di essere inserita nel Piano Nazionale delle Cronicità e nei livelli essenziali di assistenza per supportare ovviamente le famiglie nei loro progetti di vita, soprattutto per garantire una migliore e maggiore presa in carico dei pazienti nel garantire uniformità, equità e universalità di accesso alle cure, che è una cosa preziosa e assolutamente non scontata. Quindi sarà una giornata con tanti contributi importanti, quindi ringrazio tutte le persone che oggi interverranno, che ci aiuteranno a fare il quadro e il punto della situazione rispetto a questa patologia, sperando poi di riuscire a prenderci qualche impegno anche nel dare seguito all'interrogazione che ho depositato il 12 luglio scorso, proprio per chiedere un impegno del governo in questa direzione. Grazie. Grazie onorevole e grazie per l'ospitalità e per l'impegno che ormai da anni diciamo, accompagna la vita dell'Associazione dei Pazienti Andea. Ringrazio, sono qui con noi presenti i rappresentanti delle tre società scientifiche, ovvero la professoressa Fragnoli per quanto riguarda la Sidemast, il dottor Cusano per la DOI e il dottor Romita per la SIDAPA. Oggi, adesso lascerò la parola al Presidente, a Mario Picozza, che farà un po' un sunto dello stato dell'arte degli impegni che l'Associazione si è presa e quest'anno, per la prima volta, diciamo, ha fatto precedere questa giornata, con dei webinar tematici e quindi, nella scorsa, diciamo, settimana, ha raccolto intorno a dei temi specifici, quindi l'impatto ambientale, la differenza di genere, la gestione della patologia dal bambino all'adulto, con degli interventi dedicati insieme a ovviamente professionisti delle singole aree di competenza. Oggi, come ha anticipato, siamo qui per risollevare il tema che giustamente lei ha a luglio posto con l'interrogazione e capiamo insieme se si è mosso qualcosa, se i pazienti hanno diciamo, rilevato dei cambiamenti e se bisogna fare qualcos'altro per garantire quell'universalità e quell'equità di accesso che ancora non ci risulta. Vai Mario. Prima di tutto voglio ringraziare chi ha reso possibile questa conferenza stampa, l'onorevole Malavasi, anche perché non è appunto nuova all'attenzione nei confronti delle persone che in Italia vivono con la dermatite atopica, sia delle persone ma appunto anche dei familiari. Sappiamo che è una malattia che prende molto spesso i bambini, che colpisce molto spesso i bambini con impatti e ripercussioni molto forti sui loro familiari. E non solo. È una malattia cronica e quindi, in quanto tale, ha bisogno di cure continuative, ha bisogno di una presa in carico che sia importante, sì, ma continuativa, cronica anche questa. Ed è per questo motivo e anche per l'impatto diciamo, sulla capacità delle persone di vivere una vita degna, di collaborare alla società come attivamente, di imparare a scuola, come per quanto riguarda i bambini, proprio per tutto questo che siamo qui oggi, affinché le persone con dermatite atopiche e i loro familiari possano trovare davvero una mano concreta da parte del Sistema Sanitario Nazionale, da parte di quelle istituzioni che devono garantire la salute delle persone con patologia. La dermatite atopica è una malattia appunto cronica e
E però a discapito di questo, cioè, nonostante ciò, non è contenuta nella seconda parte del libro del Piano Nazionale delle Cronicità. Questo permetterebbe davvero di monitorare con precisione quelle che sono le prestazioni, di capire un attimo bene se ci sono delle differenze nell'ambito del territorio nazionale. È una malattia che non ha ancora un codice di esenzione, non ha ancora la possibilità di avere delle agevolazioni, e quindi la maggior parte dei costi che ad oggi sono sostenuti dalle famiglie, quindi out of pocket, la maggior parte dei costi gravano sulla bilancio familiare. In un momento come questo, in cui a maggior ragione con un'inflazione galoppante, non vediamo, questo non è una cosa che può andar giù a un'associazione nazionale come la nostra, che ha come obiettivo, come fine ultimo, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con dermatite atopica. I livelli essenziali di assistenza devono essere garantiti anche per questa patologia, ad oggi questo non è assicurato, e appunto c'è bisogno di linee guida che, ben inteso, sono state già sviluppate, ma vanno rese sistematiche, vanno comunque sia messe nell'alveo di una sistematicità che può passare soltanto dalla strutturazione nell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi rientrare tra le linee guida, diciamo, autoritative. Questi ed altri temi. Le persone con dermatite atopica spendono molti soldi per comprare quei presidi non farmacologici come le pomate, le creme, i prodotti delicati per la pelle, che sono essenziali per il loro benessere, e che tra l'altro tornano indietro per il sistema sanitario nazionale perché evitano le riacutizzazioni e quindi le ospedalizzazioni e quindi i ricoveri, perché ne dilatano la frequenza. E proprio per questo è importante garantire anche una giorno dopo giorno un'assistenza degna, diciamo così. Io quindi chiederei, ecco, adesso ai rappresentanti delle tre società scientifiche che tra l'altro hanno aiutato Andea da tanto tempo, sono vicini e al fianco di Andea nel portare avanti una semplice prerogativa di un'associazione di malati cronici, che è quella di avere delle informazioni autorevoli, che solo possono venire dalla medicina basata sull'evidenza, che solo possono venire dalla classe medica e dagli studi che la classe medica compie. Quindi grazie mille per essere qui anche a voi. Allora io chiederei al professor Cusano, al dottor Cusano, presidente di ADOI. Tanti discorsi abbiamo fatto insieme, abbiamo messo mano a tante tematiche, insomma, e la DOI ci ha sempre sostenuto. Stai dicendo delle cose giuste, e lo stiamo facendo da anni, a essere a fianco di società, ma alle associazioni dei pazienti, perché è chiaro che i ruoli delle diverse strutture, associazioni pazienti, società scientifiche, sono ruoli che vanno a integrarsi e vanno a darsi reciprocamente forza, laddove c'è un rispetto, una chiara definizione dei ruoli, cosa che nel caso specifico c'è sicuramente. Questo dà dei risultati, sta dando dei risultati importanti. Discorso linee guida è una cosa che noi abbiamo cercato di portare avanti insieme con la SIDEMAST e anche con la SIDAPA. Il tentativo è quello di portarli a livello istituzionale, e speriamo che, insomma, diciamo, a livello istituzionale ci sia la possibilità di interfacciarsi al più presto con l'Istituto Superiore, con cui pure, diciamo, avevamo tentato un approccio, diciamo, tra l'altro molto interessante e molto propositivo, e che speriamo che possa concretizzarsi appena diciamo, le condizioni possano consentirlo. Io penso che questo sia il nostro ruolo. L'altro ruolo è quello di addestrare un po' i nostri colleghi, non soltanto quelli dei centri di alta specialità, ma quelli più periferici, sia in ambito dermatologico, sia
quelli che per primi vedono i pazienti affetti da dermatite atopiche, quindi la medicina generale, la pediatria di base, gli ambulatoriali e quant'altri, affinché possano, diciamo, facilitare il flusso di questi pazienti verso laddove ce ne sia necessità, possono distinguere fra pazienti che possono essere gestiti tranquillamente perifericamente e quelli che necessitano di interventi un po' più strutturati e importanti, e possono accelerare il percorso dei pazienti. E se tutto questo si va a muovere, si sta muovendo, continua a muoversi come si sta muovendo, io penso che i risultati non tarderanno a venire, anche risultati importanti. Sì, grazie. Io ci tenevo intanto a sottolineare come per la dermatite atopica, come forse non per altre patologie, le tre società si sono mosse insieme. Questa è una cosa importante, perché spesso ci sono state, voglio dire, linee diverse, ma in questo sono stati sempre uniti. Tutte le raccomandazioni, tutte le linee guida, sia per il soggetto adulto che per il bambino, nascono tutte sotto l'egida delle tre società. Quindi questo già, diciamo, vuol dire una comunanza di intenti che poi, voglio dire, si traduce anche nella nostra presenza tutte e tre insieme con l'Associazione Pazienti oggi. Volevo sottolineare forse un aspetto, cioè il fatto che il paziente atopico non abbia un adeguato codice di esenzione, non abbia una rimborsabilità per i prodotti che utilizza, è una cosa che impatta anche l'efficacia delle terapie. Perché il paziente che non ha la possibilità di avere un codice non sempre fa tutte le visite che deve fare, oppure non sempre acquista tutti i prodotti che deve fare, che deve utilizzare, e sappiamo bene come il loro utilizzo, come diceva prima Mario, sia importante per la prevenzione anche delle recidive. Quindi sicuramente questo impatta, diciamo, sulla aderenza che il paziente ha alla terapia e sulla possibilità di essere realmente curato. Quindi questo è un punto importante, come anche un punto importante è ovvio che le società hanno lavorato e stanno lavorando anche su quelli che sono i criteri di rimborsabilità, di definizione di una dermatite atopica moderata severa, perché probabilmente non coincidono poi con quelli che sono, diciamo, i criteri con cui noi dovremmo utilizzare i diversi farmaci. Quindi secondo me ci sono tanti obiettivi che ci dobbiamo porre proprio per migliorare quello che è il, diciamo, la presa in carico del paziente. Abbiamo oggi delle terapie molto molto efficaci, quindi è anche giusto che il paziente ne possa usufruire e possa avere, diciamo, il giusto diritto di essere seguito nella maniera più corretta. Grazie mille. Dottor Romita, consigliere Sidapa, qual è il punto di vista della sua società rispetto a questa? Allora, il nostro punto di vista, come diceva la professoressa Fragnoli, ormai è unico su questa patologia. Volevo ricollegarmi a quello che stavi dicendo all'inizio, cioè che la dermatite atopica è una patologia che inizia nel bambino e spesso può andare avanti tutta la vita. Parlando di numeri, ricordiamo che è una patologia che nel bambino colpisce fino al 25% della popolazione, nell'adulto dal 2 al 5%, e che l'Italia, fra le varie nazioni europee, è una delle nazioni con i dati di prevalenza maggiori in tutta Europa. Quindi ben venga l'attenzione da parte di chi ci governa su questa patologia. A maggior ragione, una malattia che va così dal bambino sino all'adulto necessita di una gestione, di una presa in carico differente, un po' come succede nella psoriasi o nell'artrite reumatoide. Quindi si parla non soltanto di ambulatori dedicati, ma vanno presi in considerazione PDTA che magari includono al loro interno anche gli ambulatori della transizione, perché è stato visto che il periodo di transizione fra bambino, adolescente e adulto è uno dei momenti più delicati, e tutto questo in Italia ad oggi è carente, o almeno per quello che ne so io, sono poche in ambito dermatologico le strutture che hanno già programmato un qualcosa del genere, mentre in ambito reumatologico, poiché hanno un'esperienza più duratura, più lunga nel corso degli anni, tutto questo è stato già fatto. L'altra cosa che vorrei sottolineare è la necessità, un po' come si è fatto negli ultimi anni per la psoriasi, poiché psoriasi e dermatite atopica sono patologie diverse, ma stanno avendo un percorso molto simile. La psoriasi magari l'ha già vissuto, per la dermatite atopica sta avvenendo negli ultimi anni, però il percorso è simile. La necessità è quella del link col territorio e con le associazioni dei pazienti, poiché
noi continuiamo a vedere pazienti che hanno dermatite atopica magari da 40-50 anni, ci chiediamo come sia possibile che ancora questi pazienti non abbiano avuto una terapia, perché è vero, fino al 2018 non c'erano terapie per l'atopico, mentre ad oggi ce ne sono tante. E con gli Open Day, ad esempio, decine e decine di nuovi pazienti vengono arruolati. Questo evidenzia come c'è ancora necessità di sensibilizzare la popolazione generale, poiché molti, soprattutto magari non dei centri più grossi, ma delle province più piccoline, non sono ancora paradossalmente a conoscenza di tutte le terapie che noi abbiamo a disposizione. Grazie mille. Grazie mille. A questo punto, quindi, mi sembra che delle priorità ne abbiamo parlato, no? Abbiamo parlato di quelli che sono i punti aperti, le ferite aperte sulla pelle delle persone con dermatite atopica. E a questo punto, appunto, mi preme capire quali, come andare avanti insieme, guidati dalla scienza, come andare avanti per portare le persone con dermatite atopica a vedere rispettato, appunto, il loro diritto alla salute. Quindi, cosa possiamo fare insieme noi pazienti, le società scientifiche, la politica? Io penso che già lavorare insieme sia una cosa importante e non banale e neanche scontata. Io penso che sia nel segmento sanitario lavorare insieme, quindi le istituzioni, le associazioni dei pazienti che svolgono un ruolo importantissimo insieme alle società scientifiche, io penso che sia il modo migliore per raggiungere dei risultati e degli obiettivi concreti. Avete parlato di piano cronicità, di LEA, di linee guida, insomma, io credo che quelli siano comunque i nostri obiettivi su cui dobbiamo continuare insieme a sollecitare in modo propositivo ovviamente il governo, il ministro, perché io insomma sono convinta che troveremo comunque tutta la sensibilità. Comprendiamo bene che significa anche trovare delle risorse, come sempre le cose non si fanno mai a costo zero, ma io sono convinta che di fronte a un'esigenza nessuno comunque si volterà dall'altra parte. Lo dico pur stando io all'opposizione, ma insomma sui bisogni dei cittadini io penso che sia molto più facile trovare comunque degli obiettivi comuni e trasversali. Mi colpisce molto il tema delle disuguaglianze che avete citato, nel senso che finché non riusciamo comunque ad avere delle prese in carico uniformi, a sviluppare dei piani omogenei terapeutici assistenziali e ad avere un riconoscimento per l'esenzione comunque di questi farmaci, molti dei quali oggi sono cosmetici, quindi non vengono assolutamente rimborsati, neanche esentati, io penso che ci siano comunque disuguaglianze sociali, sia per motivi diciamo economici, perché non tutti hanno le stesse possibilità, ma anche per motivi geografici. Quindi forse, visto che oggi parliamo tanto di medicina di territorio e stiamo tutti quanti ragionando per capire in che modo sviluppare o concretizzare la prossimità, probabilmente anche la figura del dermatologo può comunque in questo essere un attore nel provare a avvicinare i servizi, che significa quindi le diagnosi precoci, le prese in carico, ovviamente coinvolgendo anche i medici di base, facendo anche loro formazione dedicata, perché spesso ovviamente c'è bisogno anche di sollecitare dai pediatri ai medici di base un ruolo importante nell'individuare precocemente questi sintomi e inviare i pazienti comunque a dei processi anche di secondo livello più specialistici. Quindi io penso che questo sia il modo migliore per lavorare. Bisogna continuare a farlo, ognuno per le proprie competenze, nei propri ambiti, perché io sono convinta che, come è stato fatto per tante altre patologie croniche, la pressione in senso positivo del termine fatta insieme possa portare comunque presto a dei buoni risultati. Grazie onorevole. Io vorrei fare un recap, no? Nel senso che abbiamo parlato di risorse e abbiamo elevato quelle che sono le disuguaglianze, le problematiche. Sappiamo che però a monte c'è la burocrazia, prima ancora delle risorse, no? E ad oggi la dermatite atopica, come diceva appunto prima il dottor Cusano,
aspetta di avere dichiarate delle benedette linee guida, no? E l'impegno degli specialisti, delle società scientifiche c'è stato. Sappiamo che l'Istituto Superiore di Sanità ha avuto tra Covid e diciamo imminente cambio alla direzione, ovviamente una fase di stallo, quindi lo stesso Ministero non è riuscito a far organizzare la commissione all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità. 3 giorni fa è stato nominato il nuovo direttore dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi magari potrebbe essere questo uno stimolo o verso il Ministro direttamente di sollevare quelle che sono, diciamo, le attività di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, perché una volta che queste linee guida, che io so per certo che le società scientifiche hanno anche aggiornato nel frattempo da quando sono state presentate, vengano ratificate in modo tale che linee guida a posto, a quel punto anche i PDTA, che sia dell'adulto, del bambino, della transizione, prendano vita e siano emendati come dovere, e che a livello di conferenza Stato-Regioni prima e poi delle regioni vengano recepite, no? Perché se non partiamo da lì, tutto il resto è solo sulla buona volontà dei clinici, che fanno degli sforzi veramente disumani. E la differenza territoriale non è soltanto data dal nord, centro e sud, ma è in capo anche all'indole di ogni singolo specialista, che sacrifica del proprio tempo oltre, no? La cura, oltre quello per il quale si impegna a garantire informalmente o formalmente col proprio direttore generale dei percorsi, ma purtroppo sono tutti sforzi dati agli specialisti, mentre se a cascata si riuscisse ad avere una regola un po' più precisa, anche in primis i pazienti, ma gli specialisti che seguono i pazienti avrebbero qualcosa a cui poter appellarsi, no? Cioè, correggetemi se sbaglio. È chiaro che sono assolutamente d'accordo con le riflessioni che lei ha fatto e il senso dell'interrogazione che abbiamo depositato, che abbiamo anche costruito insieme, era proprio quello di capire quali e soprattutto quando queste iniziative possono essere comunque portate a compimento, proprio perché insomma, è evidente che l'uniformità e l'equità di accesso alle cure fa la differenza per la qualità della vita delle persone. L'abbiamo depositata il 12 di luglio, quindi insomma cerco di essere magnanima, c'è stata di mezzo l'estate, quindi speriamo di poter avere una risposta, solleciteremo comunque ulteriormente una risposta all'interno della commissione e penso che in base alla risposta che avremo potremo valutare insieme i passaggi successivi, quindi in che modo, in base a queste risposte, ulteriormente sollecitare, ben sapendo che queste cose vanno messe in fila. Sono sempre d'accordo sul fatto che le risorse servono, comunque quelle ci servono veramente in ogni caso, e non servono solamente quelle, ma è chiaro che se approvassimo le linee guida e non ci dessero le risorse saremmo punta a capo, quindi dobbiamo comunque agire sulla commissione, ma anche sulle commissioni, sapendo che dobbiamo coinvolgere anche la commissione bilancio per provare comunque a mettere in fila questo percorso con una sorta di cronoprogramma, la dico così, che ci permetta di avere sia gli atti normativi aggiornati e approvati ovviamente con tutti i passaggi che ci devono fare, sia ovviamente le risorse necessarie. È vero, la macchina burocratica è sempre molto complessa, ma insomma ognuno di noi è qui per questo, quindi farà la propria parte per provare a dare vario importo con questa cosa così importante per i cittadini. A questo punto mi corre il dovere di ricordare che la dermatite atopica, abbiamo parlato fino ad ora dell'approccio, no, alla patologia, no? Che la dermatite atopica è una malattia che comporta ed ha dei costi sociali elevati. In che senso? Dover far fronte e non dormire per un figlio che non dorme è un problema per un lavoratore. Per questo che la complessità della malattia richiede un approccio complesso al problema. Quindi la definizione però sanitaria della problematica, con una definizione autoritativa per quello che riguarda che cos'è la malattia, come stabilire il grado di malattia, eccetera, eccetera, sono il primo passo però per andare anche oltre, e deve essere il primo passo per andare oltre, verso un riconoscimento sociale della malattia,
un riconoscimento della problematica psicologica che questa comporta, ma di un riconoscimento anche in termini di diritto del lavoro, perché ricordiamoci che è una malattia che ha un impatto molto forte sia quando è diretta sul lavoratore, sia quando è indiretta, cioè colpisce i figli, sulla capacità di una persona di essere utile alla società. Una delle cose più brutte, che dei pensieri peggiori che avevo in testa quando la mia malattia era molto forte, qui la butto sul personale, ma è universale secondo me tra le persone con dermatite atopica, è il senso di colpa di non poter essere utile al proprio figlio per dargli il latte perché non potevo metterlo in braccio, utile per diciamo portare a casa la pagnotta, come si dice, no? Cioè utile per il nucleo familiare, anche per me che ho questa malattia, e per la società. Quello che avevo studiato, tutto l'impegno che ci avevo messo risultava inutile quando io andavo, non riuscivo a fare bene il mio lavoro perché una malattia, il prurito ce l'avevo dentro la testa. Quindi ricordiamoci sempre che è una malattia complessa e i risvolti che questa ha sulla vita delle persone vanno affrontati a tutto tondo, sotto il punto di vista della sanità, ma anche sotto il punto di vista delle problematiche sociali, economiche, che riguardano il lavoro che questa comporta. Mario, io vorrei chiudere lasciando un'ultima battuta alle società scientifiche che dal loro punto di vista hanno già dichiarato l'impegno a continuare a lavorare insieme e spero che continuino ancora. E, le vostre proposte, diciamo, per il futuro rispetto alla patologia, alla collaborazione con Andea, quale sono? Nel senso, siete sempre vicini e raccogliete e continuate a raccogliere le istanze dell'associazione e in che misura? Ma rischiamo di ripeterci, è chiaro che lavori di questo genere, come voglio dire, ben sappiamo tutti noi, Mario Picozzi in particolare, vanno portati avanti negli anni e noi siamo da sempre a fianco suo e da un po' di anni siamo tutti quanti insieme convinti che dobbiamo essere tutti insieme su un unico fronte, che non deve essere un fronte di guerra, ma deve essere un fronte di ragionevole, diciamo, presentazione di istanze, mettiamolo in questi termini. Per cui laddove abbiamo sebbene siamo tutti qua a suo fianco, abbiamo delle qualifiche, dei volti, dei profili differenti come associazione. Ognuno di noi mette un attimo il proprio know-how, che può essere altamente scientifico o un pochettino, diciamo, più tarato sull'attività di base, sull'attività, diciamo, di gestione politica delle problematiche, affinché questo discorso, insieme con tutte le componenti che portano avanti questo tipo di discorso, possano avere dei risultati. E poi sì, l'asticella un po' alla volta si porta sempre più in alto, e nella speranza che rimaniamo sempre tutti insieme a sostenere questo tipo di discorso. Una convinzione che rimarremo però, chiaramente. Io devo dire che negli anni ho visto, diciamo, l'unità delle società scientifiche che sto vedendo in quest'ultimo periodo, forse non l'ho mai visto in precedenza. E soprattutto il rapporto consolidato con le associazioni pazienti. Io penso che la società scientifica è una società scientifica, quindi ha un ruolo educazionale importante, quindi che è la sua prima mission, per cui noi facciamo moltissimo per educare il dermatologo, voglio dire, nella diagnosi della malattia, perché sappiamo che la dermatite atopica può essere anche molto polimorfa, quindi non è molto facile. Cerchiamo quindi di accompagnarlo nel percorso nell'iter diagnostico terapeutico. Facciamo anche, voglio dire, come singole strutture, cerchiamo di fare dei PDTA ospedalieri, dei PDTA regionali, quindi cerchiamo di creare i link con il territorio, degli ambulatori ad accesso diretto, delle possibilità di prenotare, quindi cerchiamo di lavorare da un punto di vista scientifico, da un punto di vista diciamo più pratico, per
quanto riguarda la diciamo presa in carico del paziente. È ovvio che noi diamo e daremo sempre tutto il supporto all'associazione pazienti, perché secondo me è un connubio che deve lavorare insieme, ma deve lavorare insieme soprattutto sia per il riconoscimento dei diritti del paziente atopico, ma anche, voglio dire, proprio per l'ottimizzazione della cura. Quindi l'impegno c'è, ci sarà. Noi, voglio dire, con il dottor Cusano stiamo cercando anche di organizzarlo e normarlo a un livello, diciamo, un po' più elevato, proprio per essere più uniti tutti come dermatologia italiana e poter poi sostenere le diverse, diciamo, battaglie che noi vogliamo sicuramente vincere. Pensando al futuro, diciamo, quali sono le cose che mi piacerebbe vedere nei prossimi anni per la dermatite atopica? Uno, il diretto sviluppo della collaborazione fra le tre società scientifiche, è un esempio l'ATOPIREG, ovvero un registro nazionale per la dermatite atopica, dove tutti collaboriamo alla creazione di questo database che sicuramente ci porterà delle evidenze importanti dal punto di vista scientifico. Solo un piccolo, diciamo, commento riguardo le risorse. Indubbiamente sappiamo che è difficile trovare risorse economiche che possano coprire quelle che sono le nostre richieste, però pensando al futuro, a parte all'appropriatezza prescrittiva, alla sostenibilità, mi piacerebbe anche che il medico tornasse alla sua libertà prescrittiva, dove con libertà non vuol dire voglio dargli quello che voglio, ma la libertà di poter dare a un paziente quello che noi sappiamo essere il trattamento più efficace e più sicuro, senza dover essere costretto a passare per farmaci che sai già che funzioneranno poco, non funzioneranno abbastanza o per abbastanza tempo, e soprattutto probabilmente potranno causargli una serie di effetti collaterali. Quindi la speranza, dal mio punto di vista, è prevalentemente quella. Solo una parola per ricordare per la prima volta, in quanto riguarda le linee guida sull'adulto, a lungo termine, per la gestione a lungo termine del paziente, SIDEMAST, SIDAPA e ADOI, insieme ad AITO, se non mi sbaglio, hanno chiesto ai pazienti di intervenire. E quindi, per la prima volta, forse in Italia, una malattia dermatologica, a quanto ne so, le persone con patologia sono state artefici, cioè hanno contribuito attivamente allo sviluppo di linee guida. Niente sia fatto su di me senza di me. Questa è una parte importante, e le società scientifiche hanno dimostrato di avere a cuore questo valore che riguarda la libertà e il benessere delle persone. Se non ci sono domande, onorevole, se lei vuole chiudere, se no abbiamo... La ringraziamo innanzitutto per la disponibilità e l'attenzione. Ringrazio tutti voi per, insomma, aver fatto insieme un po' lo stato dell'arte e i prossimi obiettivi che ci dobbiamo dare insieme. Devo dire che non mi sfuggono tutti quei costi indiretti che prima il Presidente ha ricordato, che impattano comunque tantissimo sulla qualità della vita, ma anche sulla produttività delle persone, sulla felicità delle persone, che è una cosa importante nella nostra vita, e sugli aspetti professionali, lavorativi, educativi per i bambini, sugli inserimenti anche sociali, perché alla fine ci sono anche tanti stigmi e anche a volte dei pregiudizi che impattano soprattutto in una società come questa, così legata alla parte esteriore, all'estetica e alla superficie, diciamo, delle cose. Quindi io vi ringrazio molto. Questi pazienti un po' aspettano noi, io mi rendo ben conto come il nostro ruolo sia quello di provare a dare risposte concrete, perché delle parole non se ne fa niente a nessuno, soprattutto sulla qualità della vita, e quindi l'impegno che ci possiamo prendere è quello davvero di continuare a lavorare insieme, ovviamente tenendoci aggiornati per capire in che modo fare qualche passo avanti e magari fra un anno rifare il punto della situazione per vedere cosa siamo riusciti ad ottenere. Grazie a tutti. Grazie.